Avezzano e Roma City l'una davanti all'altra nella terza giornata di Serie D allo Stadio De Marzi, scontro tra società molto ambiziose. Parte subito forte l'Avezzano, pallone scaricato da Dos Santos, Marietti va alla conclusione, ma il pallone termina sul fondo. Occasione dall'altro lato direttamente sul calcio d'angolo, deve volare Coco sull'angolo che si batte subito dopo dall'altro lato, una serie di deviazioni, quindi una conclusione al volo, manda il pallone sul fondo. Siamo già al secondo tempo, partita che latita di occasioni. Parte forte l'Avezzano, Cissé la mette in mezzo, ancora Marietti che prova col mancino, c'è solo l'illusione della rete. Contropiede pericolosissimo del Roma City, poco dopo palla fatta giostrare verso il centro fino alla conclusione, ma il tiro è alto alle spalle di Coco. Ancora Capitolini che provano in qualche modo a farsi vedere con un'azione continuata sull'out di destra, la conclusione è potente verso la porta di Coco che vola a salvare i suoi e la difesa può spazzare. Il vantaggio dell'Avezzano nasce da una scorribanda di Zanon, pallone in mezzo, ributtato verso il centro dell'area di rigore in semirovesciata, spuga Casolla che col piattone fa 1-0. Avezzano in vantaggio e con grandi praterie per provare a chiudere il match, Dos Santos da lontanissimo colpisce la traversa. Sono le avvisaglie per il raddoppio a tempo praticamente scaduto. Ancora Dos Santos, pallone verso il centro dell'area di rigore. Ancora Casolla, stavolta con l'esterno, 2-0. E Avezzano che chiude la pratica Roma City proprio mentre arriva il triplice fischio arbitrale. Gli uomini di Scorsini continuano il loro viaggio in una Serie D che inizia a farsi veramente interessante.